Cari bambini e cari genitori, buongiorno. Eccomi qui, pronta per una nuova attività con il laboratorio di intersezione piccoli. Vi siete divertiti a creare il vostro prato fiorito? I lavori che abbiamo ricevuto ne sono una bellissima prova. Bravi! E bravi anche a voi genitori. Grazie per il tempo che decidete di dedicare alle nostre proposte con i vostri figli. L'attività che vi propongo oggi non è molto diversa da quella precedente, ha solo un'unica differenza, perché questa volta i fiori che andremo ad attaccare sul cartoncino saranno veri. Nei giorni scorsi, in una giornata di sole, io sono scesa nel prato che ho sotto casa. Di pomeriggio, quando quindi i raggi del sole avevano già scaldato la terra e tolto quell'umidità che di solito c'è alla mattina. I fiori, infatti, dovranno essere il più asciutti possibile. Ne ho raccolti un po', portati in casa e messi tra le ultime pagine di un libro grosso per farli seccare. Per chi ha un giardino a casa può raccoglierli lì. Per chi vivesse in appartamento, visto che da questa settimana qualche uscita con la mamma o il papà ci è concessa, fatevi una bella passeggiata, portandovi via un cestino o un sacchettino. E appena vedete qualche fiore che vi piace, raccoglietelo, portatelo a casa e mettetelo dentro a un libro. È la stagione dei colori, dei profumi, dei fiori che ritornano a ravvivare l'ambiente, del sole che tramonta più tardi. È la stagione degli insetti, delle farfalle e degli animali che si svegliano dal letargo. Prendetevi del tempo per gustare tutto questo. Gli obiettivi di questa attività sono potenziare la capacità di osservazione, prendere coscienza dei vari cambiamenti che avvengono con il susseguirsi delle stagioni e rispettare le fasi dell'attività. Anche in questa attività, come in quella precedente, la nostra pazienza sarà arricchita perché dovremo aspettare qualche giorno per far sì che i fiori si secchino almeno un po'. Mentre i fiori che avete raccolto sono a seccare tra le pagine di un libro, possiamo intanto dedicarci a quello che sarà il quadretto dove li andremo ad attaccare. Ci servirà del cartoncino, io l'ho scelto nero perché così risalteranno di più, colla vinilica, forbice e delle strisce di cartone che diventeranno la nostra cornice. Prendete la misura, tagliate le striscioline della stessa lunghezza del foglio e poi con la colla le attaccate alle estremità. Così. Anche qui ognuno si può sbizzarrire. Io ho usato questo cartoncino zigrinato, ma la cornice può essere fatta anche con asticelle di legno, strisce di stoffa, sassolini, anche combinati tra di loro. Ecco, questa è la mia. Ho attaccato anche qualche sassolino per abbellirla ancora di più. Passato poi qualche giorno, potremo attaccare i fiori raccolti e seccati. Andrà bene anche una colla stick per farlo. Fino ad ottenere un bellissimo quadretto da aggiungere ai lavori sulla primavera che avete fatto finora. Provate poi a metterlo a confronto con quello della settimana scorsa. Quale vi piace di più? Difficile scegliere, vero? Bambini, io vi auguro un buon lavoro e ci vediamo la settimana prossima per una nuova attività. Ciao!